Francesco Tabusso è l'ultimo dei pittori cantastorie del Piemonte, autore instancabile per lunghi decenni di opere che ci invitano a scoprire una realtà fuori dal tempo, a contatto con la natura e con uno sguardo da fanciullo sul mondo. L'archivio di Stato di Torino in Piazza Castello ospita fino al 7 gennaio prossimo una grande e bella retrospettiva, promossa dall'archivio Tabusso e da Banca Sella, che ripercorre gli oltre 60 anni di attività. Opere di grande formato, coloratissime, alcune mai esposte, con omaggi a Chagall e ad altri maestri in una sorta di favola della pittura. Il percorso espositivo non si limita qui, ma invita a scoprire le opere di Tabusso presenti nei musei piemontesi e in particolare a Rubiana, come sottolinea il sindaco Gianluca Blandino. Siamo nella splendida mostra che abbiamo appena inaugurato di Francesco Tabusso. Tabusso è praticamente il cittadino onorario di Rubiana, in cui abbiamo anche una pinacoteca dedicata a lui. Questo è un quadro che rappresenta una cosa molto importante, la nascita del santuario della Bassa con questo signore che ha fatto una svolta, quindi il legame tra Francesco Tabusso e Rubiana è indissolubile e sarà per sempre. Noi ci teniamo molto, infatti siamo qui oggi a rappresentare il comune di Rubiana.